Bella a tutti ragazzi del Tifone99, io sono Tifone99 e oggi siamo qui per giocare a Punch Club. Siamo tornati con la webcam, probabilmente i prossimi video li farò quasi tutti con la webcam, almeno all'inizio e alla fine, per comunque farmi vedere in faccia. In alcuni momenti interessanti magari ho intenzione di iniziare, se riesco, qualche serie un po' più verso l'horror che mi cagherò addosso, però andiamo a giocare a Punch Club e ci vediamo nel video. Bella! Appena iniziato Punch Club, come vedete ho un profilo così, un profilo di prova. Mettiamoci T-Folle. T-Folle, senza il 99, ci sta. Non so perché, ma ho il volume al massimo, ma non io. Strano, non capisco il perché. Il potential is limited. Il tuo potenziale è limitato. Tieni cura dei tuoi amuleti, non perderli mai. Tua mamma ti ha chiamato, perché non farla aspettare? Ma in una giornata di pioggia, cosa succederà in questa giornata di pioggia? I know that the others didn't listen to me. Allora, so che non mi avresti mai ascoltato, è il momento di ucciderti. E uccide il signore, credo che sia il padre, infatti. Non piangere, figliora. Tu devi diventare più forte di me. Promettimi che ti allenerai duramente. E quando arriverà il momento, tu sarai pronto. Bambino, sei rimasto da solo adesso proprio come me. Tuo padre ha detto di mandare me prima di morire. Comunque, suo padre ha detto di mandarlo lui prima di morire. Si prende cura di lui. Ed eccoci noi, che è il figlio del padre morto, dopo un po' di anni, direi. 20 anni, se non ho letto male. Hello! Ok. Stavi ancora dormendo, devi preparare i piani per andare al lavoro. Ok, Frank, farò tutto. Ma adesso non c'ho voglia di pensare al lavoro, andiamo a fare un po' di push-up. Andiamo ad allenarci. Push-up. Andiamo a fare allenamento duro, più duro, ancora più duro. Già sta morendo di fame. Mamma mia, sei un ciccione. Ah, ci dovrebbe essere qualcosa nel frigo. Sì, c'è qualcosa nel frigo, della pizza. Però io sono entrato nel frigo solo per dirtelo. C'è un po' dentro il frigo. Era leggermente dentro il frigo. Oh, non il lavoro migliore, ma facciamolo. Andiamo. Fare il lavoro. Carica. Oh no, ci hanno fermato. I need your clothes, your boots and the motorcycle. Vuole le mie scarpe, gli abiti e la moto. La moto non ce l'ho, gli abiti c'è solo dei pantaloni e le scarpe, se vuoi te le do. Però no, io voglio combattere. Anche se mi batterai di sicuro perché hai delle statistiche assai alte, io non mi arrenderò. Boom, fight! Andiamo, combattiamo! Dai che vinciamo, dai che ce la facciamo, gli abbiamo tolto 2 punti! Io credo in te! Mamma mia! Tosse intanto. Dai, porchi smerda, andiamo. Più aggressivo. Sì, dritto destro, andiamo. Comunque, non sono io che lo comando, solo chiedete, è un gioco a turni. E lo stiamo mancando, cioè, lo stiamo schivando incredibilmente. Noi stiamo resistendo al primo round. Ok, ho appena parlato, siamo morti. Abbiamo perso. Devo allenarmi di più. First fight. Oh, ho visto il tuo combattimento, è stato veramente bello. Qui dobbiamo scegliere. E
Mi chiamavano gambe nella scuola superiore. Hey, you have a really strong Alex. Praticamente abbiamo delle gambe potentissime. Non usiamo mai un ascensore. Quindi abbiamo delle really strong legs, delle gambe potenti comunque abbiamo. Quindi calcioni ci vengono potentissime. E ci ha detto di andare da lui e poi andare da Apu. Perché da Apu c'è il cibo. Vediamo, Mick, cosa vuoi. Del potenziale per diventare un campione, ma una strada lunga e bisognerà iniziare dagli inizi. C'è una lega amatoriale nella palestra di un amico. Vai nella palestra di Silver e allenati lì. Quando avrai pochi soldi e avrai fame, vieni da me che ti nutrirò praticamente. Ti dà il cibo. Però bisogna sapere che non bisogna sprecare. Perché comunque se non ti dà poi più nulla se lo usi tante volte. Comunque, adesso stiamo parlando con Silver. Visto che ci siamo, combattiamo con lui, anche se perdiamo, ma è giusto far vedere quanto siamo forti. Anche se perdiamo. Forti. Dai, stiamo andando benissimo. Noi resisteremo 3 round. Dai, dai, andiamo. Duma, Duma, Duma ti folle. Non deludermi. Minchia la tosse. È ancora peggio. Sempre il peggio. Comunque, dai. Abbiamo resistito 1 round. Dai, ce la possiamo fare. Non gli abbiamo tolto nulla, però. Dobbiamo togliergli almeno un punto. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. No, non ce la facciamo. Abbiamo perso. Sì, stiamo per perdere. Ultimo round. Boom. Perso. Almeno abbiamo resistito i 3 round. L'unica cosa che mi rende felice. Not bad. Non male, ma tu sei fuori allenamento. Puoi allenarti nella mia palestra. Non gratuitamente, ma visto che conosci Nick, ti darò uno sconto. Ah, possiamo già entrare nella lega, ma direi di aspettare e di andare ad allenarci nel frattempo che ci alleniamo. Ovviamente vediamo che tipi di allenamento ci sono. Io mi allenerò soprattutto sull'agilità e sullo stamina. La forza un po' di meno. Perché diciamo che a me interessa l'agilità come tattica, sono diciamo agile anche nella realtà e quindi è giusto anche mettere più o meno un po' le realistiche, giustamente non ho una grande forza e lo so di non avere una grande forza come pugni, però dai, è intanto un gioco. Una storia che comunque si può fare come si vuole e io ho deciso di basarmi sull'agilità. Però hai fame. Minga. Andiamo da Apu. Oh, incontriamo Apu. Ciao Apu. Avrei fame. Ah, prima diciamoli che Mick vuole la carne. Poi andiamo, compriamo la mucchina. Andiamo a mangiare, poi andiamo a lavoro. E ci siamo allenati un po' sull'agilità. Facciamo lavoro. E mentre si fa il lavoro, finisce il giorno, va che ghie. Giorno già finito. Muoviti, devi continuare a lavorare. Ok, 50, siamo a posto.
Andiamo in palestra, che dobbiamo allenarci. Se no, non si può, non si può andare a combattere senza allenamento. È un po' lentino il computer oggi. Però rispetto ad altri giochi sta già andando più veloce. Comunque alleniamoci nel mio allenamento preferito, che è questo qui, perché ti fa sia stamina che forza. Perfetto. Ricordatevi che quando vedete che non sono del tutto pieni i pallini, ve lo dico, ecco, per esempio adesso, andatevene via perché non vi allenate più al massimo e quindi cercate di fare un altro allenamento. Oh, due di forza, volevo due di stamina, non sono troppo forte. Agilità, potenziamoci giustamente. Fermiamoci un attimo. City map. Andiamo a piedi qui. Da Apu. Prendiamo il cibo da Apu. Due. Mucchine, che la carne di mucca è quella che ti nutre di più. Comunque abbiamo finito il giorno 2. Come si dice? Le iscrizioni del torneo sono domani, ma adesso direi di mangiare la frozen pizza, la pizza surgelata, per poi andare a dormire e poi subito dopo mangiare le due mucche per avere la massima energia possibile. Ma giustamente non abbiamo tanta fame, anzi, non siamo abbastanza pieni. Ok, ora mettiamoci ancora un po' di energia. Siamo perfetti. Perfetto, perfetto. Ora andiamo ad allenarci di brutto. Problema, non c'ho soldi, quindi andiamo a lavorare prima. Quindi si lavora e con il lavoro si fanno comunque. Con questo lavoro un po' ti alleni. E ricordatevi anche che perderete un po' di energia se non l'allenate, quindi ho perso qualcosa. Stop, stoppati, stoppati. Ecco, oggi ci iscriviamo. Iscriviamoci e tra 2 giorni avremo il primo incontro, ma dobbiamo allenarci duramente per farcela. Vai, andiamo. Allenamento super tosto. Mentre faccio allenamento, io vado avanti con il video e poi appena avrò finito l'allenamento completamente, di sicuro mi faccio rivedere. Rieccoci a fine allenamento. Guardate le statistiche che abbiamo ottenuto: 2 di forza, 3 di agilità e quasi 3 di stamina. Abbiamo domani l'incontro, è passato un giorno. Non so ancora contro chi sono, no, meglio non vedere, meglio non vedere. Meglio non sapere contro chi siamo. Così abbiamo almeno la sorpresa. Andiamo a piedi a prendere il cibo, perché dobbiamo prendere il cibo. Ma cosa succede? Sono tutti i soldi che ho. Pensi, cretino? Dimmi, dammi il resto. Ehi! Cosa stai lì a guardare? Io penso che starei molto meglio senza i tuoi denti, senza i tuoi denti, in poche parole. E quindi it's time to kiss them ass. È il momento di colpire in faccia questo tizio, in poche parole. Ammazziamolo di botte. È solo agile, per il resto fa schifo. Per il resto siamo più forti noi. E ce la possiamo fare. Io credo in te. Combo. Sarà difficile e dura perché facciamo tutte e due schifo, quindi non saprei. Che si muova a battere questo ladro, perché sennò non ce la faccio più ad aspettare.
Mamma mia. Dai, che ce la facciamo, gli manca poco, gli manca poco, però mi sa quest'ora niente. Siamo al sesto round allora, sesto round. Domani ti fa. Andiamo, ti folle, andiamo. Mucca, pensa alla mucca, 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 mucca fa mumu, ma una fa mumu, e siamo al settimo round. La mucca fa mumu, ma una fa mumu. La mucca fa mumu, ma una fa mu. Buttiamo la terra, buttiamo la terra, fine. Abbiamo vinto il nostro primo incontro. Yeah! Che felicità. Grazie, tu sei il mio grande eroe. Guardare il tuo combattimento mi ha ricordato qualcuno. Ma comunque volevo dirti che c'è uno che ti vorrebbe dare lavoro, che cerca assistenza nel suo locale. Ok, quindi abbiamo un lavoro in più adesso. Comunque, comprare mucchine non ci ha fatto lo sconto, il bistardo. Mamma mia, niente sconto. Vergognoso. Mangiamo e ci mettiamo a dormire, una soltanto però. La seconda la mangiamo dopo esserci svegliati. Ok, andiamo, Duma Duma. Dormiamo. Passato il giorno. Oggi è il gran giorno del combattimento. Ah, non è ancora passato. Andata bene. Strano. Oggi è il gran... Appena vado qui è il gran giorno. Oggi è il gran giorno. Però prima di iniziare andiamo un attimo dentro il caffè a fare il lavoro da Casey. Perfetto, muoversi, muoversi. Dai, voglio lavorare. Deliver pizza, portiamo le pizze. Vai, con il casco dell'uomo tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male. Noi siamo l'uomo tigre junior. Ora andiamo ad allenarci. Ad allenarci prima del combattimento fatale. Allenamento veloce prima del combattimento per mettere lo stamina a 3 e l'agilità un po' più in alto. Eccoci qui che stiamo correndo e nel frattempo, appena iniziamo il combattimento, ci siamo. Ed eccoci, ho messo veramente velocissimo le situazioni a posto, stamina 3, agilità 2, 3, scusate, e potenza 2. E quindi iniziamo il combattimento. Attualmente siamo dodicesimi, ma vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ed ecco, siamo contro Sommo 1-1-1. Dovremmo riuscire a batterlo facilmente, ma mai sottovalutare il nemico. E quindi andiamo. Fight! È ora di combattere. È ora di dimostrare chi è il più forte. E stiamo andando benissimo. Dai, tifo, andiamo, andiamo. Primo round è quasi finito. Il primo round non lo buttiamo giù, però abbiamo già fatto dei bei danni. E l'importante è questo: subire pochi danni e farne altrettanti. Andiamo. Tu mi devi stupire. Non stupire. Stupire, non stupire. Stupire. Che secondo voi sarà la stessa cosa, ma è completamente diversa. Ricordatevi,
Stupire da stupire è un'altra cosa. No, sto dicendo una cazzata. Comunque andiamo. Gli mancano 4 punti. Ce la possiamo fare. Andiamo. Duma, dai cazzo. Ci tiene testa. Song mono molla. Song mono molla. Song mono molla. Gli rimane uno, gli rimane uno. E andiamo. Song mono molla però. Anche se gli manca poco è da terra. Tifolle, finisce qui il suo combattimento. E io direi che per questo episodio, anzi, facciamo che far vedere che cosa sono gli int points, se non dico male, come si chiamano, non mi ricordo come si chiamano, comunque, Tactics Learner, sono i punti comunque di ricerca per migliorarsi, e io prendo, giustamente voglio andare verso la via della tigre, che la via della tigre ti dà praticamente più agilità. Deve essere dipendente di agilità praticamente, e quindi high kick. E prima di... Sì, dov'è? Ecco, l'altra cosa che devo ricordarmi è che devo prendere anche lo skip attack che ti dà più energia. Praticamente salta un turno e ti rimane un casino di energia, perché mi ricordo nel mio account di prova che mi trovavo in difficoltà senza questa tattica. Comunque, io direi che... Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti dai Folle 99. Bella e la vi lascio con questa schermata del Save and Daisy.